È l'ora di A Tutto Campo Serie B con Lorenzo Rossi. Ogni settimana il campionato cadetto su RCD. Salve a tutti, sono Lorenzo Rossi, sempre qui con voi per un'altra puntata di La Serie B con Lorenzo Rossi, il nostro magazine che si occupa, come al solito, di campionato cadetto italiano. Anche oggi sono solo e comunque, tra virgolette, recupererò Francesco Beltrami giovedì per un'altra puntata di English Talk Show. Ma occupiamoci ora di questa puntata, appunto, che riepiloga, come il nostro solito, il 27esimo turno del campionato di Serie B italiano. Questi i risultati: Bari Latina 0-0 giocata venerdì, giocata sabato, Ascoli Comune 0, Cagliari Pescara 2-1, Livorno Cesena 1-1, Modena Brescia 1-0, Novara Ternana 1-2, Provercelli Entella 2-3, Spezia Lanciano 2-0, Vicenza Avellino 0-0, Salernitana Crotone 1-1 giocata domenica e giocata ieri lunedì Perugia Trapani 0-2. 21 reti segnate con una doppietta, quella di Samuel Di Carmine dell'Entella, e un rigore realizzato, uno solo assegnato e realizzato nella stessa partita, da parte di Troiano, sempre dell'Entella, che appunto ha portato in linea di galleggiamento i Liguri nella gara di Vercelli. Ma veniamo adesso alla classifica. Abbiamo tutte le squadre con 27 partite giocate e appunto i seguenti punti: Cagliari 61, Crotone 56, Pescara 48, Cesena 43, Novara 42, Bari 41, Entella e Spezia 40, Brescia 39, Avellino 37, Trapani e Ternana 36 punti, Perugia 34, Latina 33, Livorno 31 insieme all'Ascoli, Vicenza 30, Modena 29, Provercelli 28, Lanciano 26, Salernitana 25, chiude il Como con 21 punti. Allora, abbiamo appunto detto questo e passiamo adesso brevemente a vedere la classifica dei marcatori, che per le prime posizioni vede la Padula a quota 16, seguito da Budimir del Crotone a quota 12, Farias del Cagliari a quota 10, a quota 11 scusate, Budimir a 12, Farias a 11, Caputo, Raicevic, Gecho del Brescia, Caputo dell'Entella, Raicevic del Vicenza, Gecho del Brescia, vantaggiato del Livorno, e Ganz del Como a quota 10, a quota 9 Caprari del Pescara, Evacuo del Novara e Maniero del Bari assieme a Caracciolo
del Brescia, questi a quota 9. Bene, dopo aver dato tutti questi numeri, piccola pausa musicale ed andremo subito con le considerazioni di giornata. Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se lì è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile, più facile. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse sei è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Li cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma forse, ma sì. Cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Eccomi a voi, sono sempre Lorenzo Rossi e andiamo ad analizzare cosa ha detto questa giornata dal punto di vista delle partite giocate. Innanzitutto, prima considerazione,
Partiamo dalla discontinuità che continua a caratterizzare il campionato di Novara e Brescia. Piemontesi che dopo la grande scorpacciata di risultati positivi che praticamente ha chiuso il girone d'andata, si sono trovati in una situazione molto strana, molto simile anche, ne parleremo più avanti, di quella molto simile a quella che sta vivendo in questo momento il Perugia, ma come detto ci arriveremo fra qualche minuto. Manca la continuità, anche nello scorso turno il Novara ha faticato non poco, come appunto risultato, e appunto non riesce effettivamente a dare una continuità, appunto, come detto, a questo tipo di risultato, tanto è vero che è addirittura stato sconfitto da una Ternana che ha usato praticamente lo stesso footstep, la stessa coppia praticamente, ha giocato la stessa partita che le aveva permesso di vincere, per esempio, su un campo difficile come quello di Pescara, lasciando sfogare gli avversari nella prima mezz'ora per poi colpirli in contropiede. Il Brescia, invece, ugualmente, anche se rimane agganciato alla zona playoff, perde una partita a Modena che lo vedeva favorito e doveva, sempre parlando di continuità, dare appunto un segnale che la squadra era in grado di appunto lottare in pianta stabile per la post-season. Invece ha perduto una partita che sostanzialmente è stata decisa da un solo episodio, il che ha anche permesso a Crespo, almeno per il momento, di salvare la sua panchina. Cosa dire? Beh, il big match del Sant'Elia è stata una partita difficile. Sono un paio di partite che il Cagliari, comunque mantenendo la sua imbattibilità, riesce a farlo, ma riesce a farlo con fatica, non gioca benissimo, anche contro il Pescara, che secondo me ha giocato un grande primo tempo a Cagliari, mettendo in grossa difficoltà i sardi. Anche contro il Pescara ha avuto un andamento di gara discontinuo, anche per merito degli abruzzesi, che comunque hanno giocato anche loro un'ottima partita. Sono poi riusciti a ribaltarla nel secondo tempo grazie soprattutto a attacchi continui e tambureggianti che hanno poi portato il raddoppio, il pareggio prima e poi il raddoppio. Il risultato della giornata però è sicuramente quello di Vercelli. Parlavamo di continuità e la Pro Vercelli non riesce appunto ad averla. Non solo, ma Lentella, che era sotto per 2-0, anche meritatamente grazie alla partenza sprombattuto dei piemontesi, ha avuto il merito di crederci fino in fondo e ribaltare una partita che